creazione di questo numero complesso. Devo semplicemente, tra virgolette, semplificarlo, perché scritto così dice, diciamo, poco e non sembra quasi neanche un numero complesso, in effetti, no? Allora, la tecnica qual è? Beh, la tecnica, quando vediamo un elevamento a una radice così elevata, cioè con un grado maggiore del 2, solitamente è sufficiente riuscire a trasformare il nostro numero complesso nella forma esponenziale, perché è l'unico modo di elevarlo senza un grande dispendio di energie. Quindi cominciamo a cercare di vedere di semplificare il numero. Beh, allora direi che la cosa più ovvia che ci conviene fare qua è fare il minimo comune multiplo. Quindi possiamo benissimo minimo comune multiplo, che sarà i per radice di 3 meno i, quindi ci troveremo un 4i più 2 radice di 3 meno 2i. Ecco, vado un po' piano, ma semplicemente che voglio controllare bene i calcoli, siano corretti, perché basta sbagliare un segno o un numero e l'esercizio chiaramente poi non risulterà sicuramente, anche se in questo caso non abbiamo un risultato preciso, però comunque la tecnica è corretta, e questa ovviamente è la cosa più importante, comunque al di là del calcolo specifico. Certo che negli esami, se si sbaglia un numero, poi l'esame si viene bocciati, però è importante conoscere il mio obiettivo in questi esercizi e far capire la tecnica fondamentalmente. Quindi andiamo a semplificare questi due numeri. Troveremo quindi 2i più 2 radice più 2 radice di 3 elevato alla sesta. Allora, qua eseguiamo il prodotto al denominatore, quindi avremo i radice di 3 meno i al quadrato. Bene, allora riscriviamo il numero. 2i più 2 radice di 3 al denominatore. Allora qua avremo i radice di 3. Allora, i al quadrato sappiamo che è meno 1, quindi più 1 elevato alla sesta. Adesso l'obiettivo è quello di eliminare, diciamo così, dal denominatore il simbolo i, cioè il numero complesso, perché se no non riusciamo a poi a calcolare gli angoli, cioè a trasformare il numero complesso in esponenziale. Quindi l'unico modo è razionalizzare, quindi procederemo a razionalizzare cercando di eliminare la i al denominatore. Quindi per razionalizzare come possiamo fare? Beh, direi che in questo caso basta moltiplicare per i radici di 3 meno 1 sia il numeratore che il denominatore, e andiamo a eliminare completamente la i a denominatore. Quindi svolgiamo il calcolo a numeratore innanzitutto. E comunque tutto sommato abbastanza. Allora avremo 2i quadro per radice di 3 meno 2i più 2i per 3 meno 2 radice di 3. Sotto avremo, allora, prodotto notevole, questo al quadrato meno questo al quadrato, quindi avremo i al quadrato per 3 meno 1. Alla fine, allora, sopra ci troveremo meno 2, perché il quadrato è meno 1, meno 2 radice di 3, meno 2i, più 6i, a questo punto, meno 2 radice di 3, fratto, il quadrato è meno 1, quindi meno 4. Andiamo avanti, allora semplifichiamo nella parte, nella numeratore, quindi meno 4 radice di 3, più 4i, e sotto ci troveremo un bel meno 4. A questo punto il 4 semplifichiamo, cambiamo anche segno, quindi otterremo radice di 3 meno i. Bene, vedete che è tutto la sesta, naturalmente. Vedete che qual è il vantaggio? Abbiamo ottenuto un numero complesso che è abbastanza semplice, vedete? Cioè ha come x questo e come y, quindi la x è radice, la parte reale è radice di 3, parte immaginaria è meno 1. Con questi dati riusciamo abbastanza facilmente a trasformare questo numero. Torniamo su un attimo perché siamo finiti chissà dove. Allora, il nostro numero è diventato questo, no? Molto banalmente questo qua. Quindi adesso non resta che trasformarlo in forma esponenziale per poter elevarlo alla sesta.
Bene, adesso non resta che andare a calcolare i due parametri che servono per definire, diciamo così, il numero complesso in forma esponenziale, no? Questa è la forma per il numero complesso in forma esponenziale. Qui rho, non è altro che la radice, della parte reale al quadrato e la parte immaginaria al quadrato, quindi radice di 4, quindi è 2, e semplicemente il θ come si calcola? Beh, si calcola di solitamente in modo grafico. Sì, ci sono anche delle formule precise per cui si può anche ricavare in modo matematico diretto, però io preferisco far ragionare le persone piuttosto di andare subito a applicare la formula, perché uno potrebbe anche non ricordarsi. Ci sono per la verità tre formule, una della tangente e due del seno e del coseno, che vi permettono di calcolare direttamente subito quell'angolo qua. Però io preferisco ragionare un attimo, perché allora, se vogliamo usare il seno e il coseno a fare il calcolo, basta raccogliere all'interno di questo numero, il nostro v che è radice di 3 meno i alla sesta. Io cosa faccio? Raccolgo un 2 all'interno e lo porto fuori, quindi ho 2 alla sesta per radice di 3 fratto 2 meno un mezzo i. Mi semplifica il calcolo perché sono due valori che esistono tabellati, diciamo così, tabulati del seno e del coseno. Infatti, rappresentando sul piano di Gauss, piano di Gauss, il numero complesso, avendo il valore radice di 3, o meglio radice 3 fratto 2 a questo punto è meno un mezzo, ci troveremo esattamente in questo punto. Questo qua è radice di 3 fratto 2 e questo qua è meno un mezzo. Quindi seno meno un mezzo e coseno radice 3 fratto 2. L'angolo di questo numero complesso è fondamentalmente tutto questo. Se voi andate a vedere le tabelle del seno e coseno, troverete chiaramente che il coseno di θ uguale a radice di 3 fratto 2 e contemporaneamente il seno di θ uguale a meno un mezzo per un angolo θ uguale a 11 sesti pi greco. Ecco, ci sono anche altri metodi di calcolo che potevate anche, diciamo così, utilizzare. Poi si può usare anche la tangente. Io preferisco in questo caso usare seno e coseno perché sono più alla portata di mano un pochettino di tutti, ecco. Comunque ci sono altre metodologie che magari in un altro esercizio poi vedremo. Quindi niente, una volta calcolato anche quell'angolo, abbiamo che il nostro numero complesso diventa 2 per 2 alla sesta perché l'abbiamo portato fuori. Quindi il rho abbiamo detto che alla fine era 2, no? Quindi lo scriviamo qua davanti. Spostiamo fuori 2 alla sesta perché, come ben vedete, l'abbiamo portato fuori in questo caso, che quindi va a far parte, diciamo così, del rho alla fine. Quindi va diciamo così, moltiplicato per il rho. Questo era il rho che avevamo calcolato. Questo qua è il valore che abbiamo spostato al di fuori, no? Al di fuori. Quindi alla fine, ecco, una piccola sistemazione, scusate, è questa. Allora, avendo raccolto, per avere più semplice il calcolo del θ, avendo raccolto all'interno, procediamo a ricalcolare in realtà il rho, perché avendo spostato fuori il 2 cambia il rho, quindi il nuovo rho, diciamo, sarà la radice di radice del fattore quadrato, quindi avremo 3 quarti più un quarto, quindi la radice di 1 che viene 1. Ok, quindi in realtà adesso noi il 2 alla sesta andrà davanti. Scusate questa piccola imprecisione. Il nostro nuovo rho è questo qua, e il 2 alla sesta gli va davanti e va moltiplicato alla fine perché abbiamo portato fuori. Quindi alla fine ci è rimasto come rho questo alla fine, no? Perché era semplicemente un numero moltiplicato, un coefficiente davanti al nostro numero complesso. Cioè, che determina alla fine il rho del numero complesso è, diciamo così, questa parte, ovviamente. Quello che c'è scritto fuori può essere scritto e aggregato, diciamo così, al rho, ma è un numero, un coefficiente davanti e basta, e si lascia lì sostanzialmente, ok? Quindi quel numero mi dà questo rho, moltiplicato per 2 alla sesta, che è un coefficiente che teniamo davanti. Si può sempre spostare al di fuori della forma esponenziale un coefficiente, che rimane lì. Per e alla i, 11 sesti pi greco, questo qua è il nostro nuovo numero, in forma esponenziale.
Il tutto chiaramente elevato, tutto, scusate, tranne il 2 perché l'abbiamo portato fuori ovviamente. Il tutto, cioè tutto il numero complesso elevato alla sesta, cioè la parte diciamo complessa che è questa alla fine, no? Qua è il numero che c'è davanti alla fine e non ci interessa, ci interessa questo. Lo eleviamo a sesta. Ecco perché si è fatto tutto questo lavoro, perché alla fine, qua succede che l'elevamento alla sesta di un esponenziale è facilissimo, basta moltiplicare l'esponente per l'elevamento. Quindi vedete che si semplifica molto facilmente, alla fine viene fuori un numero di questo tipo, 11 pi greco i. Bene, adesso è tutto più semplice perché possiamo ritornare in forma algebrica in modo velocissimo, perché la forma algebrica basta applicare proprio la formula precisa che dice che è cosine di teta, cioè di 11 pi greco, più seno i per seno di 11 pi greco. Questo passaggio alla forma algebrica, diciamo, del numero complesso, ed è molto semplice perché il coseno di 11 pi greco, se fate, diciamo così, 5 giri e un pi greco, vi troverete un meno 1, e ovviamente il seno sarà uguale a 0. Quindi alla fine tutto quel numero elevato alla sesta, ok? Non mi resta altro che questo valore, cioè meno 2 elevato alla sesta. Era un po' articolato, scusate alcune piccole imprecisioni nello svolgere i calcoli, ma l'ho svolto, diciamo così, direttamente, per cui a volte succede, ecco, insomma. Scorriamo velocemente diciamo così, lo svolgimento che abbiamo fatto, che comunque è questo. Ecco, perfetto, direi che la soluzione è completa.